continuano gli incontri della banca di credito cooperativo di Marina di Ginosa con i giovani e le scuole, proprio per conoscere le esigenze dei ragazzi e per dare loro dei mezzi e delle prospettive per quando finiscono la scuola superiore e per immetterli più facilmente nel mondo del lavoro. Oggi siamo in una delle realtà più grandi del nostro territorio, che è il liceo scientifico Giambattista Vico, che ha formato generazioni di studenti. Andiamo. La scuola, l'istituto ha organizzato questo incontro di concerto con la banca di credito cooperativo per dare a quei nostri giovani, quelli dell'ultimo anno, un'opportunità di informazione e di formazione sull'economia finanziaria e sul mondo dell'economia. La scuola, noi abbiamo l'istituto all'interno anche un percorso liceale specifico, il liceo economico sociale, dove l'obiettivo è quello di aggiungere ai vari altri, alle altre finalità della scuola di educazione e istruzione anche i concetti di diritto, di economia, di finanza, per cui questo incontro odierno vuole dare qualcosa in più ai ragazzi. Noi vorremmo portare la banca sul territorio anche con i giovani e quindi quale palestra più aperta che quella della scuola. Oggi siamo al Vico di Laterza come liceo scientifico, in quanto la riforma scolastica ha portato anche nei licei scientifici un'area economica e quindi quanto di più attuale per i giovani poter verificare che anche nell'ambito di un percorso scolastico ci possa essere anche quello che può essere l'intervento della vita quotidiana, che è quello di un istituto di credito che cerca di seguire i giovani fin dall'inizio con quelle che possono essere le attività primarie di una carta di credito riservata ai giovani, agli studenti e a seguire poi nel mondo del lavoro. L'idea è quella di dare un'opportunità ai ragazzi che si stanno approcciando a incontrare il mondo del lavoro, ad andare all'università, di avere tutta una serie di informazioni in più rispetto a quelle che conoscono già. L'idea è quella di, come diceva un vecchio adagio, è quello di aiutare i ragazzi ad essere più preparati ad affrontare poi il mondo e la quotidianità del mondo reale. Scelto tra professionisti,